E ben ritrovati amici di Teleischia con la prima edizione del telegiornale di oggi. Continua lo sciame sismico in corso per il bradisismo ai Campi Flegrei. La scossa più forte di magnitudo 2.5 registrata alle 5.38 a 2,6 km di profondità. Una scossa di magnitudo 1.5 era stata avvertita alle 4.35. Un'altra magnitudo 1.2 registrata alle 8.43 di stamani. È un fenomeno complicato, ma la macchina di osservazione e di soccorso è sempre attiva, lo ha sottolineato l'assessore regionale Mario Morcone. Vediamo il servizio. Ci sono una quantità enorme di cose da fare e i soldi a disposizione sono una risorsa fondamentale. Allora, due cose bisogna fare per non sperperare queste risorse. Prima di tutto individuare le priorità e quindi indirizzare questi fondi verso gli obiettivi principali che si vogliono perseguire. E il secondo è creare dei meccanismi per attrarre finanziamenti privati oltre a quelli pubblici. Cioè deve creare un effetto che noi in economia di crowding in dei finanziamenti privati. Non sono sufficienti, benché siano una quantità enorme di soldi, non sono sufficienti i fondi stanziati a livello pubblico e quindi bisogna creare questi meccanismi per attrarre risorse private. Uno dei temi che ho anche trattato nel mio intervento è legato anche alla finanza sostenibile, è stato poi ripreso da altri interventi nella giornata di oggi, è quello appunto della finanza sostenibile, che è appunto lo strumento di cui ci si sta dotando per attrarre finanziamenti dal settore privato e indirizzarli verso gli investimenti verdi. Sono preoccupati i cittadini di Pozzuoli e dell'area Flegrea per questo continuo ed inarrestabile movimento del suolo e lo hanno testimoniato anche nel corso dell'ultimo incontro con le amministrazioni e la protezione civile. Ascoltiamo una testimonianza. Di quale zona è lei? Via Campana, dove sta la metro grosso distribuzione. Quindi lei è di Pozzuoli, scosse in continuo, ci racconti la sua giornata, visto che le scosse ci sono da mattina a sera e anche notte. Io sono in pensione, non lavoro, prima stavo nella polizia municipale. E scosse fanno di continuo e a Via Campana si sentono parecchio, abbastanza forti. Le ultime specialmente sono state forti, l'altra sera pure è stata molto forte. C'è paura? No, perché io ho un mio pensiero, il grande Big One già è venuto una volta, non ci sarà un'altra volta, saranno delle eruzioni magari tipo Monte Nuovo, tipo Monte Spina, tipo Agnano, tipo Solfatare 4.000 anni fa, però più di questo non succederà. Penso che non ci sarà una catastrofe, solo questo, mi rincuora. Cosa chiede alle istituzioni? Cioè di dire la verità, se ci sono delle cose che noi non sappiamo di farcele sapere. Per quanto riguarda invece il monitoraggio degli edifici? Io ho una casa di cemento, un travel rovescio sotto, e non fa né caldo né freddo, quando fa la scossa si muove contemporaneamente, non succede mai niente. Anche nell'80, nell'83 non ho avuto nessun danno. Poi sono in campagna, in aperta campagna, tranquillo, dormo sonni felici. Magari invece altri suoi concittadini sono meno sereni. Centro storico fa paura perché là è tutto un marciume, se cade succede veramente il patanfrano. Ricostruzione, quasi pronto il piano redatto dalla Regione Campania, lo ha dichiarato il vicepresidente Fulvio Bonavitacola. Ischia sarà un laboratorio importante, una sfida nuova con il piano complessivo che garantisce legalità e sicurezza sui lavori. Ascoltiamo. Questo evento viene nel momento giusto, dopo gli approfondimenti necessari, ormai siamo addirittura d'arrivo sul piano della ricostruzione, attendiamo soltanto che l'autorità di distretto dell'Appennino Meridionale completi l'approvazione del suo piano stralcio, che avverrà credo nel mese di maggio, quindi fine maggio, primi di giugno. La Regione è pronta per l'adozione del piano di ricostruzione, su cui avvieremo già una consultazione nelle prossime settimane. Ischia diventerà un laboratorio cantiere importante che dovrà naturalmente rispettare il paesaggio di questa straordinaria isola, quindi è una sfida nuova. Questa sfida nuova si fa con strumenti nuovi, questo programma richiede legalità, che significa non solo evitare infiltrazioni malavitose, ma anche garantire sicurezza per i lavoratori, le due cose spesso viaggiano insieme. Come voi sapete, qui vi è stata la sovrapposizione dell'evento
luttuoso del 26 dicembre 2022 sulla precedente vicenda dell'evento sismico del 21 agosto 2017, e quindi il piano è diventato un piano complessivo, ricostruzione post sisma e messa in sicurezza post alluvione, quindi è diventato un po' complicato il tutto tenendo conto delle caratteristiche particolari delicate e fragili di questa straordinaria isola. Ma finalmente adesso siamo in dirittura d'arrivo, dopodiché la parola passerà ai cantieri e i cantieri dovranno parlare un linguaggio di legalità e di sicurezza. In Prefettura Napoli si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sull'organizzazione connessa al Vertice dei Ministri degli Esteri dei Paesi del G7, in programma a Capri dal 17 al 19 aprile. Il Prefetto ha disposto l'intensificazione dei dispositivi di vigilanza e protezione dei siti e degli interessi sensibili nell'area metropolitana di Napoli, anche in considerazione del delicato scenario internazionale degli ultimi giorni. Le forze dell'ordine, con tutte le specialità, la Capitaneria di Porto e le polizie locali, provvederanno a presidiare i porti di arrivo delle delegazioni, tutte le vie di comunicazione, gli alberghi e ogni altra location destinata ad ospitare i lavori, mentre particolare sorveglianza sarà riservata ai trasferimenti delle autorità che presenzieranno agli eventi programmati. Abbiamo chiesto il parere dei lavoratori di Laccameno in merito alla navetta green Ti porto io, promossa dal sindaco Giacomo Pascale, con l'obiettivo di collegare le zone periferiche con il centro del comune del Fungo. Bilancio positivo, tranne per la categoria dei tassisti che lamentano la perdita di clienti. Vediamo tutto nel servizio. Abbiamo parlato di green e sicuramente avrà visto o sentito parlare delle navette promosse dal sindaco Ti porto io, che collegano il centro di Laccameno con le zone periferiche. Che cosa ne pensa, se sono utili? Allora, se sono utili lo vedremo strada facendo, nel senso che quella sicuramente può essere un'idea, no? Quella poi di, diciamo, soprattutto fare in modo che ci siano meno macchine, questo poi è l'obiettivo, diciamo, del sindaco. Quindi questo fatto di poter unire le zone è sicuramente un passo importante, perché significa promuovere il territorio in maniera diversa, no? Quindi favorire anche, diciamo, le zone limitrofe oltre quelle che, diciamo, il corso che è poi il corso principale. Beh, potrebbe essere utile per tutti coloro che non ce la fanno a camminare a piedi, e anche potrebbe avere anche qualche servizio il cittadino di Laccameno. È sempre utile un servizio dato al paese. Dal punto di vista di un tassista, vi toglie lavoro? Sicuramente ci toglie lavoro. Diciamo, ecco, le minime corse non, secondo me non le facciamo più, perché c'erano queste persone che comunque andavano dall'ospedale, non so, alla 167 sopra, giù verso San Montano, la spiaggia di San Montano, quindi comunque ci toglie un po' di lavoro, voglio dire, è una cosa che il sindaco dovrebbe ripensare, e dovrebbe pensare prima, diciamo così, a noi tassisti, che lo potremmo fare anche noi, diciamo sinceramente, questa cosa. Lui ha pensato di fare queste navette, dobbiamo vedere l'evoluzione adesso delle navette. Domani, mercoledì 17 aprile, a Casa Micciola si ricorda il 126esimo anniversario della morte del venerabile parroco Don Giuseppe Morgero, scomparso il 17 aprile 1898. Nella Basilica di Santa Maria Maddalena alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa Solenne con la venerazione delle spoglie mortali del parroco Morgera, conservate nella stessa chiesa, e recita della supplica per chiederne a Dio la beatificazione. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta da Teleischia. Questa sera alle ore 21:10 trasmetteremo uno speciale con un ospite d'eccezione, il compianto parroco Don Vincenzo Avallone, in un servizio di anni fa dinanzi alla Toma. Ci racconta la vita e la devozione del parroco Morgera. Intanto seguiamone uno stralcio. Penso sempre che quest'uomo, questo corpo, è stato animato da un grandissimo spirito, perché lo sappiamo tutti che lui in 54 anni ha realizzato cose grandi, ha avuto, la sua vita è stata, come dire, un'avventura, perché lui
diciamo, qui è nato, però per 21-22 anni è stato a Ischia, perché il nonno, come tutti sappiamo, essendo stato un sergente dell'esercito borbonico, era il custode della casina reale, così si chiamava allora, il palazzo reale, e quindi lui possiamo considerarlo quasi un borbonico, nel senso che lui era amato sia da Ferdinando II e sia anche da Francesco II, che poi durò pochissimo come re, e loro hanno pagato la retta per lui. Siamo in un periodo, praticamente si stanno per concludere un po', si sta per concludere il Risorgimento, e naturalmente lui vive il secondo periodo del 1800, la seconda metà del 1800. Sappiamo che al 1860, con l'entrata di Garibaldi a Napoli, i Borboni dovettero andare in esilio. Sappiamo anche che diciamo al 70, con la breccia di Porta Pia, anche Roma diventa la capitale d'Italia, e Dio aveva disposto che realmente la Chiesa fosse quello che il suo fondatore ha voluto, fosse una grande forza spirituale, e quindi fu un periodo di sbandamento. I papi grandi di questo nostro parroco sono stato Pio IX. Lui, quando andò a Roma, perché lui teneva uno zio canonico che era canonico del Laterano, e lui è stato un anno a Roma a frequentare l'Università Gregoriana, allora si chiamava il Collegio Romano. Io vorrei soprattutto farvi notare che lui è stato non solo l'uomo della carità, come lo conosce Casamicciolo, ma l'uomo della cultura. Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, ha dichiarato che garantire la piena fruibilità, accessibilità e gratuità degli arenili cittadini è ora un impegno formale dell'amministrazione. Sorrentino, insieme al consigliere Sergio D'Angelo, ha presentato una mozione approvata dall'Aula a maggioranza. Ha sottolineato la necessità di restituire il mare di Napoli ai suoi abitanti, garantendo l'accessibilità delle spiagge cittadine, troppo spesso chiuse al pubblico e riservate ai privati. Ascoltiamo. Flavia Sorrentino, consigliere del Comune di Napoli e anche vicepresidente del Consiglio Comunale, lei ha parlato del tema delle spiagge libere accessibili ai cittadini. Quali sono le problematiche? Beh, noi abbiamo bisogno di restituire il mare di Napoli ai napoletani. E ancora troppo spesso le nostre spiagge pubbliche sono dei tratti troppo piccoli, inaccessibili, troppi cancelli, troppe barriere architettoniche per le persone con diverse abilità che non riescono ad utilizzare il nostro bene comune più prezioso. Questo è il motivo per il quale in Consiglio Comunale si fa battaglia, da un lato per accelerare definitivamente il passaggio di competenza della linea di costa dall'autorità portuale al Comune di Napoli, dall'altro abbiamo dinanzi a noi la grande sfida di dover aumentare l'offerta balneare pubblica. Questo è il motivo per il quale ho proposto all'amministrazione di realizzare delle piattaforme amovibili sul nostro lungomare, affinché i napoletani e le centinaia di migliaia di turisti che ogni giorno scelgono Napoli possano godere finalmente della nostra risorsa blu e del nostro mare. Si possono avere risultati già a partire da questa estate? Lavorerò affinché già una prima sperimentazione si possa fare da subito. Mi auguro che questo input, che arriva sempre più fortemente dal Consiglio Comunale, possa diventare azione amministrativa concreta. Abbiamo dei buoni segnali da parte dell'amministrazione, c'è la volontà di farlo, dobbiamo però adesso concretizzare questa proposta. C'è un altro tema, che è quello della sicurezza, ma anche e soprattutto della pulizia delle spiagge, perché abbiamo visto anche degli esempi dove turisti e gli stessi napoletani le hanno lasciate in condizioni, diciamo, pessime. Sì, questo è un grande tema di sensibilizzazione alla cittadinanza. Tanto fanno i comitati, tanto fa il Comune di Napoli per la pulizia dei nostri arenili e per renderli sempre più fruibili e civilmente utilizzabili. Purtroppo sappiamo però che anche tanti cittadini, una volta che hanno utilizzato le nostre spiagge e hanno usufruito del nostro mare, poi lasciano rifiuti di ogni tipo. Brutte quelle scene e quelle immagini, deve essere ancora più forte il lavoro di sensibilizzazione e dobbiamo avere una collaborazione tra il Comune, che fa tanto per pulire gli arenili, e i cittadini, che devono rendersi conto che le spiagge e il mare sono un bene comune, un bene di tutti.
Dal 14 al 23 giugno si terrà la mostra d'Oltremare, la 12ª edizione del Napoli Pizza Village, nell'ambito della Kermesse Spazio, anche a musica ed intrattenimento con RTL e al campionato mondiale del pizzaiolo Trofeo Caputo. Vediamo tutto nel servizio. Torna l'appuntamento annuale del Pizza Village, la 12ª edizione della Kermesse dedicata ad uno dei simboli della tradizione napoletana, si terrà dal 14 al 23 giugno alla Mostra d'Oltremare. Tante pizze, ma anche musica di intrattenimento con la presenza di RTL e Gianni Simioli. Ascoltiamo ai nostri microfoni l'assessore al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato. Pizza Village è uno degli eventi più attesi che si svolgono a Napoli da alcuni anni e che dall'anno scorso abbiamo voluto insieme con gli organizzatori trasferire alla Mostra d'Oltremare. Un evento molto atteso perché naturalmente elogia, promuove, racconta l'alimento più noto della nostra città che è la pizza. Molto atteso perché unisce degustazioni, ovviamente insomma, la conoscenza di questo alimento, a musica, a spettacoli. E quindi diventa un'attrattiva per tutti, sia per chi è appassionato di pizza, ma anche perché per le tante famiglie che l'anno scorso abbiamo visto essere numerose nella Mostra d'Oltremare proprio per trascorrere con i figli, con i bambini, un momento di gioia e di conoscenza di questo prodotto importante. È anche un modo per valorizzare la Mostra d'Oltremare, che noi vogliamo sempre di più come ente fieristico, ed è un modo, come diceva lei, per attrarre i turisti. Noi stiamo vivendo un altro anno record di presenze turistiche. Dopo le tante edizioni di successo a lungomare di Napoli, il Pizza Village torna per il secondo anno di seguito alla Mostra d'Oltremare. Ascoltiamo la consigliera delegata Maria Caputo. La prima edizione è andata ben oltre le aspettative e quindi quest'anno, con una maggiore programmazione, con più tempo a disposizione, stiamo preparando una bellissima edizione. Per noi è la seconda, ci saranno tante novità, riusciremo a sfruttare anche meglio gli spazi della Mostra d'Oltremare in collaborazione con Oromate e con tutti i partner del Pizza Village, quindi siamo veramente felici e crediamo che sia una grande edizione. Tanti eventi alla mostra, a partire da fine aprile con il Comic Con fino al Pizza Village di giugno, passando per le celebrazioni del compleanno a maggio. Sì, a maggio ci saranno anche tante altre novità che non possiamo spoilerare in questo momento, però veramente abbiamo un calendario pienissimo di fiere, di eventi, di congressi, e quindi tutti i napoletani non solo passeranno per la Mostra d'Oltremare fino a fine anno per qualche motivo. Per il Pizza Village alla Mostra d'Oltremare dal 14 al 23 giugno gli organizzatori si aspettano maggiori presenze rispetto allo scorso anno, ed il sindaco Manfredi in conferenza stampa ha annunciato che per quei giorni sarà potenziato il trasporto pubblico. E oltre a quella segnata da Mattera nel match tra Ischia e Gladiator, sono 26 le reti messe a segno nell'ultimo turno del campionato di Serie D, Girone G. Noi le riviviamo tutte grazie a questo servizio. Boreale Cavese 1-4, la prima rete degli ospiti con Di Piazza. Il 2-0 arriva con Foggia. Il 3-0 porta ancora il timbro di Foggia con il Mancino. Il 4-0 arriva con Felleca. La Boreale risponde trovando il 4-1 con Ghioni. Atletico Uri Noscerina 2-1, la prima rete degli ospiti con Guida. I padroni di casa pareggiano con Attili e trovano la rete del vantaggio con Mari. San Marzano Budone 1-1, la prima rete degli ospiti con Leve. Il pareggio dei padroni di casa arriva con Musumeci. Anzio Cos 2-1, la prima rete dei padroni di casa con Gennari. Il 2-0 porta il timbro di Bencivenga. Il 2-1 del Cos arriva con De Montis. Cassino Nuova Florida 2-0, la prima rete di Abreu. Il raddoppio arriva con Mazzaroppi. Romana Flaminia 1-1, la prima rete di Massaccesi. Il pareggio della Romana arriva con Armini. Sassari Calcio Latte Dolce Ostiamare 1-1, la prima rete dei padroni di casa con Grassi.
e il pareggio dell'Ostia Mare arriva con Sorgente. Finisce 5-1 Cinzia Albalonga Trastevere. E prima di salutarci, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. E questa era anche l'ultima notizia della prima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Il TG ritorna come sempre alle 20:30. Buon proseguimento.